Ciao a tutti ragazzi e bentornati per questo nuovo video. Oggi, come saprete, andiamo a vedere il giocatore che secondo me è stato più importante per ogni squadra di Serie A in questa stagione. Atalanta. Sull'Atalanta dico Ilicic perché lo slovacco è ormai il trascinatore in assoluto della Dea. Nelle ultime stagioni il suo rendimento è sempre stato altissimo. È dotato di un mancino davvero sopraffino e ha trascinato la squadra sia in Serie A che alla conquista della qualificazione in Champions l'anno scorso e alla finale di Coppa Italia. Non dimentichiamoci che l'Atalanta in queste ultime stagioni è davvero stata protagonista con un gran gioco spumeggiante. Ilicic è stato sicuramente uno dei migliori e dei protagonisti di questa squadra. In quest'ultima stagione ha guidato l'Atalanta fino al raggiungimento dei quarti di finale di Champions League, segnando in una partita 4 reti contro il Valencia, ragazzi. Davvero un poker che rimarrà nella storia dei bergamaschi e il raggiungimento dei quarti di finale, portando il suo bottino, pensate, a 21 reti e 9 assist in quest'ultima stagione. E pensate che con la maglia dell'Atalanta, da quando è arrivato a Bergamo nel 2017, in 106 partite ha segnato 49 gol e fornito 28 assist per i compagni. Bologna. Per quanto riguarda il Bologna, dico senz'altro Orsolini perché comunque sta crescendo e sta migliorando tantissimo. Ha solo 23 anni e sulla fascia destra mette costantemente e periodicamente in difficoltà le difese avversarie, ragazzi. Calcia bene con entrambi i piedi, ha un'ottima capacità di corsa e in quest'ultima stagione ha siglato 7 reti e fornito 5 assist per i propri compagni. Tant'è che la Juventus è già da tempo che lo sta trattando, forse nella prossima sessione di calciomercato riuscirà appunto a portarlo a Torino ed è senz'altro uno dei giovani più interessanti italiani nel nostro campionato e comunque uno dei profili da tenere d'occhio anche per la nostra nazionale di calcio, ragazzi. Non dimentichiamoci, l'Orsolini secondo me è uno dei meglio esterni che c'è in questo momento in Italia. Brescia. Per quanto riguarda il Brescia non posso non dire Tonali perché comunque il 19enne centrocampista è sicuramente una delle rivelazioni positive della Serie A e della squadra comunque guidata per gran parte della stagione da Eugenio Corini. È già da tempo nel mirino delle big italiane, tant'è che si parla di Roma, di Inter, di Juventus, si è parlato anche del Milan qualche volta, comunque è accostato a tutte le grandi squadre italiane, ecco. Il suo modo di giocare viene spesso accostato a Andrea Pirlo, ma io per questo paragone penso che sia ancora un po' presto, non diamo troppe pressioni al ragazzo perché potrebbe risentirne in modo negativo, ma comunque una cosa è sicura, ha tantissimo talento e tant'è che Mancini è già da tempo che lo porta nella nazionale maggiore. Cagliari. Per quanto riguarda il Cagliari, in questa stagione, ragazzi, João Pedro è senz'altro il giocatore che ha reso nel migliore dei modi. Pensate che il 28enne brasiliano quest'anno davvero ha fatto un salto di qualità in maniera molto, molto positiva, diciamo. Ha fatto un vero e proprio salto di qualità sia per la sua carriera che per la prima parte della stagione del Cagliari. Poi non so bene cosa è successo, le prestazioni della squadra sarda sono comunque calate, però davvero João Pedro ha reso al meglio. Lui può giocare sia prima punta che seconda punta che diciamo trequartista, però nasce come seconda punta sulla tre quarti, non è una vera e propria prima punta, anche se comunque in determinati momenti della partita magari qualche spezzone l'ha giocato anche dalla prima punta, ma nasce come seconda punta pura, secondo me. Comunque gioca bene, sia tra le linee che dietro a una punta o comunque accompagna una prima punta in maniera davvero ottima. Fornisce assist e segna tanti gol. In questa stagione pensate che ha già timbrato il cartellino per 16 volte. Insomma, davvero c'è, lui è il miglior giocatore del Cagliari, tant'è che ha suscitato su se stesso un interesse molto particolare nelle ultime settimane del Paris Saint-Germain. Fiorentina. Per quanto riguarda la Fiorentina, dico sicuramente Chiesa perché è giovane, talentuoso e ha già dimostrato anche in nazionale di poter fare il salto di qualità. Mette tanta grinta e determinazione che, unite alle sue ottime qualità tecniche, lo possono portare presto, secondo me, a fare il salto di qualità. Gli manca solo un po' di continuità, diciamo, in determinati momenti della stagione. Gli manca quel pizzico di continuità per fare comunque per fare quel salto di qualità che comunque secondo me lo può portare davvero a essere protagonista nel campionato italiano in una squadra big. Dipenderà da quello che succede sul calciomercato, ma comunque può rendersi protagonista a Firenze perché mi sembra che comunque già stato capitano della Fiorentina o è capitano appunto comunque in determinati momenti è stato capitano anche della Fiorentina e per essere così giovane è senz'altro un'ottima cosa. Sicuramente Chiesa è uno dei giovani italiani più talentuosi e uno dei profili da tenere maggiormente sott'occhio, secondo me, ragazzi, per le prossime stagioni. Genova. Per quanto riguarda il Genova, sicuramente dico Mimmo Cricito, perché comunque, oltre che essere un ottimo difensore e capitano dei genovani, ha dimostrato un attaccamento alla maglia, alla propria tifoseria, alla città davvero, ragazzi, notevolissimo. Il suo senso di appartenenza gli viene ammirato da ogni tifoso in Italia, secondo me. È un esempio per tutti.
e questa, diciamo, questa caratteristica, questo grande senso di appartenenza gli va sicuramente riconosciuto. Lui è attaccatissimo al Genoa, è capitano, trascinatore, davvero una bandiera per il Genoa, quindi sicuramente Criscito, veramente chapeau. È l'AS Verona, a parer mio qui la rivelazione assoluta è stata senz'altro della squadra allenata da Juric, Kumbulla, perché è davvero giovane, è già accostato all'Inter, comunque già giovanissimo ha dimostrato di avere delle qualità importanti secondo me. Il difensore albanese è senz'altro uno dei profili più giovani in questo momento da tenere sott'occhio, è bravo, diciamo, sia negli inserimenti sulle palle inattive, che comunque già ha dimostrato di potersi affermare anche a ottimi livelli, a tante qualità che comunque unite lo possono far diventare davvero grande secondo me. Però qui nel Verona voglio fare anche una citazione senz'altro per Amrabat, che comunque in prestito dalla Fiorentina e ha fatto davvero bene in questa stagione, però per me il giocatore più importante è sicuramente Kumbulla del Verona. Eccoci arrivati all'Inter, sulla mia squadra dico sicuramente Lukaku, perché da quando è arrivato il belga, comunque oltre che a segnare tantissimi gol, si mette spesso a disposizione per i propri compagni, fornisce assist, è funzionale al 100% al gioco di Antonio Conte, può giocare comunque sia, diciamo, con un'altra punta accanto che giocare con due esterni di attacco, può ricoprire tanti ruoli, aiuta i compagni dentro e fuori dal campo, è molto importante nello spogliatoio, e il suo arrivo ha fatto fare, oltre che il salto di qualità al gioco dei nerazzurri, ha fatto fare il salto di qualità a tanti compagni. Vedesi Lautaro, che insieme a lui è esploso. Juventus, per quanto riguarda i bianconeri dico senz'altro Dybala. Qualcuno sicuramente sarà in disappunto perché chiaramente dirà CR7, ma quando Dybala è in forma, ragazzi, e comunque si accende Dybala, si accende tutto il gioco della Juventus, tutti i compagni giocano bene, fateci caso, quando si illumina Dybala veramente si illumina il gioco della Juventus, ha un sinistro dalle sette meraviglie, e ogni volta che è stato chiamato in causa, sia che è partito titolare, che comunque è stato schierato a partita in corso, secondo me ha fatto delle prestazioni davvero di altissimo livello quest'anno. Una su tutte che mi ricordo, quella sull'Inter, in cui davvero ha fatto vedere che è dotato di un mancino stratosferico. Lazio, per quanto riguarda il Lazio dico Immobile, perché comunque è funzionale al 100% al gioco dei biancocelesti, lotta, corre, si impegna tantissimo e segna gol a raffica. Quest'anno secondo me poteva davvero portare a casa la scarpa d'oro. Comunque una nota di merito qui a Luis Alberto la faccio sicuramente, perché comunque è una tecnica individuale sopraffina, ha segnato diversi gol e fornito 12 assist quest'anno, è il miglior assist man in Serie A Luis Alberto. Però dico Ciro Immobile, perché Ciro Immobile da quando è in forma segna gol a raffica, comunque fa reparto da solo, segna in tutti i modi, è l'attaccante più forte italiano che in questo momento c'è in circolazione e senz'altro è lui il cardine della Lazio. Lecce, per quanto riguarda i pugliesi dico Barak, perché comunque da quando è arrivato lui in prestito dall'Udinese a gennaio è stato decisivo per far fare il salto di qualità al gioco della squadra guidata da Liberani. Il ragazzo comunque ha preso in mano il centrocampo, migliorando gioco, prestazioni le prestazioni, diciamo, ragazzi, della squadra, perché comunque da quando è arrivato lui veramente il Lecce anche sul punto di vista del gioco ha fatto un notevole salto di qualità secondo me. Infatti i pugliesi si erano tolti dalla zona retrocessione e voglio aggiungere una nota di merito veramente a Liberani, perché Liberani è un allenatore emergente e molto bravo secondo me. Milan, per quanto riguarda il Milan dico sicuramente Ibrahimovic, da quando è arrivato lui le prestazioni del Milan hanno fatto un notevole salto di qualità, sia le prestazioni individuali dei giocatori, ad esempio mi viene in mente Theo Hernandez, Rebic e comunque anche Castigliano su tutti, ma anche quelle di squadra, perché comunque la squadra ha iniziato a girare, ha iniziato comunque a fare punti, la sua classe, il suo carisma, la sua leadership sono state veramente fondamentali per il risveglio rossonero, ragazzi, perché da quando è arrivato Ibrahimovic il Milan si è ritrovato, ha iniziato a giocare, cioè ha portato proprio un entusiasmo davvero unico all'interno di tutto l'ambiente rossonero. Napoli, per quanto riguarda il Napoli, dopo un inizio di stagione comunque abbastanza complicato, dopo l'arrivo di Gattuso la squadra si stava ritrovando gioco e ha comprato due vertici bassi, sia Lobotka che Demne, che avevano permesso agli azzurri davvero di fare un notevole salto di qualità dal punto di vista del gioco e delle prestazioni. Però il giocatore che secondo me ha mantenuto la qualità per tutta la stagione comunque è Di Lorenzo. Le sue prestazioni positive sia in campionato che in Champions League gli hanno permesso veramente di fare di raggiungere quello step in più per la sua carriera. Infatti difende, attacca benissimo, secondo me veramente può essere il terzino della nazionale che può diventare titolare e veramente far bene anche in nazionale secondo me, ragazzi. Di Lorenzo veramente ottimo giovane, interessantissimo.
Parma. Per quanto riguarda il Parma, dico Kulusevski, perché comunque Dejan Kulusevski, già dal nome, è tutto un programma. È il centrocampista già acquistato dalla Juventus, ha dimostrato sia di avere qualità tecniche, ma anche ha dimostrato di avere tanta quantità in mezzo al campo. Quindi può essere davvero la mezzala in cui serve la Juventus per fare quel salto di qualità anche nei prossimi anni in Europa, perché comunque non dimentichiamoci che Kulusevski è davvero giovane, tant'è che tante persone già lo paragonano a Stankovic, ragazzi, già viene paragonato a Stankovic. La Juventus ha fatto un grande investimento su questo ragazzo e secondo me la Svezia dopo Ibrahimovic potrebbe aver trovato un degno nome per i prossimi anni. Roma. Per quanto riguarda la Roma dico Zaniolo, perché il giovanissimo e talentuoso centrocampista italiano ci ha dimostrato davvero di poter stare ad altissimi livelli. Ha sia una progressione con la palla davvero devastante, ma anche tanta tecnica e tanta velocità. Fa sia bene la fase comunque senza palla che la fase con la palla. Abbina le sue ottime qualità tecniche a prestazioni di tanta quantità e tanto sacrificio comunque. Secondo me ha tutto per poter diventare, qui qualcuno magari penserà che stravolgo la visione di calcio di Zaniolo, ma secondo me più che in un 4-2-3-1 lui potrebbe fare davvero la mezzala, potrebbe diventare una mezzala fortissima Zaniolo in un 4-3-3, abbinare la sua forte qualità, il suo sinistro sopraffino e la sua quantità, la sua comunque diciamo la sua intensità che mette durante le partite, la potrebbe abbinare la sua qualità e potrebbe diventare la mezzala più forte che c'è in Italia nei prossimi 15 anni. Sampdoria. Per quanto riguarda la Samp dico Quagliarella, perché comunque anche se nell'ultima stagione non ha reso benissimo, Quagliarella negli ultimi anni è stato davvero il trascinatore della Sampdoria. Ha segnato gol bellissimi dalla tre quarti, dentro l'area, fuori area, di mezza rovesciata, di destro, di sinistro. Senz'altro Quagliarella è uno degli attaccanti, dei giocatori più costanti degli ultimi 10-12 anni nella Serie A italiana. Ha segnato dovunque è andato comunque sia. Ha portato sempre rispetto a tutte le squadre. Questa è una cosa che gli va senz'altro riconosciuta. Grande riconoscenza per Fabio Quagliarella. Quest'anno comunque, nonostante le sue prestazioni erano un po' calate, era riuscito comunque a dare il suo contributo in zona gol, in zona assist, per togliere la Sampdoria dalla zona retrocessione. Sassuolo. Qui non ho veramente dubbi, ragazzi. Tra i neroverdi dico sicuramente Bogà. Questo giocatore a me piace tantissimo, dotato di un dribbling davvero impressionante, ha un dribbling secco che comunque sia che parte da fermo, che parte in velocità è davvero devastante, è il miglior dribblatore del nostro campionato. Ha una velocità davvero paurosa, un'accelerazione spaventosa, sia con la palla che senza, questa è una cosa molto importante. Calcia bene con entrambi i piedi, mi ricordo su tutti un gol segnato allo Juventus Stadium a Buffon di pallonetto, veramente una giocata sopraffina e secondo me nei prossimi anni lo vedremo sicuramente in un top club. Spal. Per quanto riguarda la Spal dico Petagna, il suo contributo al centro dell'attacco comunque, ragazzi, della squadra di Ferrara è sempre stato positivo, sacrificandosi spesso per la squadra. Anche senza trovare il gol, cioè quando diciamo la spalla, diciamo a lui arrivano pochi palloni durante una partita, si sacrifica sempre, si mette a disposizione dei compagni e comunque riesce sempre a portare il suo contributo in zona gol e questa è una cosa molto importante, tant'è che nel mercato di gennaio il Napoli l'ha già acquistato per la prossima stagione. Torino, in un'annata davvero difficilissima per quanto riguarda il Torino, che erano partiti per diciamo hanno fatto comunque i preliminari di Europa League contro il Wolverhampton. Il Torino ha faticato tantissimo, si è trovato a ridosso della zona retrocessione, c'era stato anche il cambio di panchina tra Mazzarri e Stellini e comunque la squadra era sempre andata in difficoltà, però dico Izzo, perché comunque il difensore napoletano ha dimostrato ottime qualità, oltre che essere un ottimo difensore è bravo con entrambi i piedi e spesso si rende pericoloso sulle palle inattive e sui calci d'angolo quando comunque la squadra attacca, ti garantisce magari quei 2-3 gol a stagione che sono veramente importanti. Udinese. Per quanto riguarda l'Udinese dico sicuramente De Paul, la talentuosissima mezzala argentina negli ultimi mesi sembrava che avesse finalmente trovato quella tanto agognata continuità. Difende bene, attacca, comunque è un tuttocampista, si rende protagonista in tutte le zone del campo, aiuta tantissimo in fase difensiva, sulle fasce, in attacco. Per me veramente può fare finalmente quel salto di qualità nella sua carriera che lo può portare in un top club. Comunque veramente De Paul, se continua su questi livelli, può definitivamente trovare quella diciamo continuità nelle prestazioni che per lui sarebbe fondamentale nel proseguo della sua carriera. Questa era la mia idea del giocatore più importante per ogni squadra. Ne parleremo anche nella live di domenica sera tutti insieme.
Così, avendo già dato la mia top 20, potrò sicuramente commentarla con più calma insieme a tutti voi e dedicare comunque più tempo alla live, ragazzi, così potrò anche rispondere a qualche domanda e a qualche vostra curiosità in maniera più dettagliata e ci confronteremo meglio tutti insieme. Vi invito ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e attivare la campanellina per non perdervi tutti i contenuti che porterò sul mio canale, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!